Salve a tutti ragazzi, io sono Maru qui e oggi torniamo su The Legend of Zelda Breath of the Wild per l'11° appuntamento. Ci eravamo lasciati qua nel ponte e dobbiamo assolutamente raggiungere il villaggio dell'Izora e scoprire un po' come aiutare il principe con il primo dei colossi. Oh, guardate un po', abbiamo già buona compagnia. Ora, prima di andare avanti, voglio farvi vedere che ho fatto tante tante modifiche, tante belle cose. Intanto ho preso 4 stemmi del trionfo e quindi ho un cuore in più, ora ne abbiamo 5. Ho preso tanta carne, ho farmato tantissimi materiali e tante tante rupie, con i quali ho acquistato un pezzo d'armatura furtiva, è davvero molto molto importante, ma anche tutta l'armatura Ilia che sto indossando in questo momento e che devo dire conferisce un bel po' d'attacco in più, anche qualche arma bella bella tosta per quanto riguarda le armi. Intanto qua ho degli scudi, uno da 15 addirittura, mentre questo è 27, eccetera. Insomma, sono andato un pochino avanti. Ora però, visto che c'è il nostro simpaticissimo amico, sapete cosa? Ecco, io utilizzerei la spada che tanto sta per rompersi. Ah, bene, abbiamo già buona compagnia. Vediamo un po'. Oh, spiove. Aspettate. Questo lo voglio fare stealth, se riesco. Vediamo un po' se non mi sente. Sorprendi. Eccolo qua. Via, questo qua dovrebbe sparare. E anche questi sparano. Ma io vado molto molto cattivo e cercherò a questo punto di fare tanto tanto male. Ecco qua che iniziano a spararmi un bel po' di roba. Ma sapete cosa? Forse questi li eviterei. Ma sì, dai, tanto ho già dei palloni. In pratica questi danno dei palloni 8 che tu puoi attaccare a degli oggetti per volare, tipo oggetti come questo. Oh cavolo, aspettate, se mi rovinate lo stealth va ammazzo. Oh, finalmente, mi hanno stancato questi due. Ecco qua che arriva la bomba. Oh, fuori uno. Aspettate che faccio fuori anche lui perché continuano a lanciarmi i sassi e ho la testa piena di sassi. Vediamo un po'. Oh, laggiù c'è anche un bel mostriciattolo. Grazie mille per la visita. Oh, benissimo. E ora facciamo esplodere anche qua questo accampamento, perché vedo tantissime cose che sberluccicano, tipo un arco che non posso prendere, ma intanto mi guardo attorno. Bene, proseguiamo ragazzi. Oh, io queste ce le ho infuocate. Aspettate che però non vedo nulla. Via. Aspettate. Non scappare. Oh, salve, dato fuoco. Aspettate che lo finiamo. Beh, volevo finirlo, in realtà l'ho fatto un po' andare giù nel burrone. Guardate un po' quanto sale veloce il maledetto. Ehi, quanta fretta hai. Aspetta che ti finisco con una bella accettata. Grazie, salve. Benissimo, andiamo avanti. Nei barili che ho appena spaccato, ragazzi, ho raccolto un qualcosa come circa 20 o 25 frecce. Ora, dovrei essere felice. In realtà questo può anche significare una cosa importante, che ci serviranno appunto le frecce. Ora qua però non ho nulla per spaccare questo, ma voglio assolutamente questo materiale, quindi facciamo così, boom. Cosa otteniamo? Solo della salgemma. Oh, intanto ho preso una rana tosta. Va bene, facciamo così. Ah, speravo in qualche materiale più raro. Beh, non importa. Andiamo dall'altra parte. Forse no, forse possiamo anche andare da questa parte. Credo sia questa la strada. Una rupia, grazie, quelle servono sempre. E di nuovo i maledetti, aspettate che ora li sistemo per le feste. Boom, fuori uno. No, non l'ho colpito. Credo di dover seguire le lanterne, ragazzi. O almeno questa è la mia sensazione. Questo lo prendiamo, un furtivolo, grazie. Questo invece si poteva anche spostare. Poteva essere una buona roba. Oh, intanto questa legna la prendo. Ecco qua. Prendo questo. Scusa se ti chiamo dal fiume. Ho insistito perché tu venissi qui, ma non ero sicuro che accettassi. Meno male. Negli ultimi tempi la zona è stata infestata da un gran numero di mostri. Fai attenzione sul tuo cammino, me ne sono accorto. Di Zora ti attenderanno impazienti. Va bene, grazie il mio simpatico principe. Ok, possiamo proseguire. Intanto qua ci sono tanti massi da sollevare e come vedete nascondono delle sorprese, tipo l'ambra che possiamo rivendere. Un bell'arco, aspettate, vediamo un po' come siamo messi con gli archi. Assolutamente sì, scarto questo, mi prendo questo da viandante che è più potente. Qua ci sono tante tante altre pietre da spostare. Oh, dei fasci di legna, questi servono sempre. Notare ovviamente che nel territorio dell'Izora
Piove sempre, ma ci sta, visto che comunque è una regione piovosa. La loro città dovrebbe anche essere, credo, avvolta nell'acqua, o comunque a tema acqua. Infatti il primo colosso è quello dell'acqua. E ho detto acqua 50.000 volte in 2 secondi, ragazzi, perdonatemi. Intanto qua c'è un'altra lanterna. Chi è il simpaticone che lancia i massi? Vorrei davvero conoscerlo. Va bene, andiamo avanti. Non ci facciamo troppe domande. Laggiù c'è qualcosa che sberluccica, tipo un mostriciattolo. Ecco qua, che io non l'avevo visto e che mi ha sorpreso da dietro. E detta così suona malissimo, ragazzi, lo so, ma purtroppo è quello che è successo. Qua io non ho altre armi. Sì, posso usare ancora questo. Va bene, credo di avere altri 2 colpi. Prendiamo questo. Già. Oh, perfetto, fatto fuori. Però io prima voglio vedere cosa c'era. L'ho fatto fuori, sì. No, non ancora. Ho capito, ma quanto è forte il mostriciattolo. Ecco qua, allora basta, grazie mille. Oh, e ancora resiste. Ok, finalmente. Prendiamo i drop, già che ci siamo. Freccia di legno per 5, quindi di questi ne dobbiamo ammazzare davvero tantissimi, perché ci droppano appunto le frecce, sono indispensabili. Intanto, furtivolo, furtivolo. Che cos'è? Un cuortufo nero. Oh, bene, i giochi di parola con un tartufo. Ah, bene, qua possiamo cucinare, perché siamo all'aperto. Aspettate che questo lo freccio. Spero di averli fatto abbastanza male. Aspettate, cambio anche tipo di frecce però, ragazzi, altrimenti spreco tutte quelle di fuoco. Ecco, uso queste che sono normali, ma ne ho in abbondanza. Eccolo qua che si avvicina. Con quanta velocità si avvicina. Benissimo, fatto fuori anche lui. Tante tante frecce per noi. Qua possiamo cucinare. Mi fermerei anche a cucinare, ragazzi, ma in realtà, aspettate, che pensi che non t'ho visto? Oh, headshot, perfetto, benissimo. Oh, guardate un po' quante frecce qua, facciamo il pieno. Ah, è degli aspiocotti, questi sono importanti. Delle armi, oh, un bel accampamento, devo dire. Però questo mi fa sempre più capire che probabilmente più avanti avremo bisogno di tante tante belle cose, perché se ci stanno dando così tante risorse per andare avanti, ho paura che sia molto molto più difficile ciò che ci aspetta. Comunque non me ne preoccuperei troppo. Questo vediamo un po'. Arco, lizard, vediamo un pochino. Ne ho già un altro, che è 14. Oh, allora aspettate, questo lo tolgo. Prendiamo questo. Ok, ne ho fatto fuori uno, ma ragazzi, aveva buona compagnia. E credo ce ne siano molti molti altri. Io punto all'headshot e ce la fa, benissimo. E il terzo dov'è? Oh, lassù. Ah, maledetto, mi ha colpito, mi ha colpito. Aspettate, quanti sono? Ecco perché mi ha dato tutte quelle frecce. Benissimo, dritto in testa. E credo sia l'ultimo lui. Oh, ce l'abbiamo fatta, va bene. Devo assolutamente curarmi, quindi mangiamo qualcosa. Ho qualche ricetta, sì. Mangiamo, sì, dai. Degli aspiocotti. Questo no, perché ci dà troppi cuori, sarebbe uno spreco. E mangiamo i pesci. E ce ne sono altri, ragazzi, io ne sento altri. Intanto, oh, con un bel colpo di piedi, prendiamo un arco da soldato dalla... ecco qua, benissimo. Oh, una freccia elettrica. Diciamo, abbiamo preso dal forziere. Quanti sono? Oh cavolo, aspettate che questa qua la dobbiamo fare con le bombe però. Eh sì, suonerà strano ma io lo faccio. Boom! E viene da questa parte, quindi lo ingaggiamo da questa parte. Salve. Vada pure via, caro signore. Oh, bene. Questo non lo posso prendere, però posso prendere assolutamente tutte le frecce e gli altri drop. Spacchiamo anche questi. E c'è anche una cassa in realtà che si può anche far in questo modo. Cosa abbiamo ottenuto? Un cuoranello, no? Eccoli qua, sono volati da questa parte. Bene, prendiamo tutto. Come se non ci fosse un domani, ragazzi. E ci facciamo una bella scorta. Granchio cotto, wow, c'è davvero di tutto qua. E tante tante frecce, che a me assolutamente non dispiacciono. Abbiamo anche preso un nuovo tipo di freccia, la freccia elettrica, che ancora non avevo trovato nel gioco.
e che non vedo l'ora di poter utilizzare e divertirmi anche con quella. E intanto qua vi ricordo che c'era un bel po' di gente, quindi prendiamo la freccia elettrica, prendiamo tutti gli altri drop. Da questa parte c'è qualcuno? No, lassù però ce n'è uno assolutamente da sconfiggere, quindi ci proviamo. Miriamo alla testa. Headshot, benissimo. Prendiamo tutto. Qua c'è l'ultimo. Sperando non si accorga di noi, io proverei. Esatto, scherzavo. È inutile che suoni. Esatto, ormai credo di averli sconfitti tutti. Vediamo un po' se riusciamo a prendere i drop. Sì, sono caduti nella scarpata. Non mi interessa delle altre robe assolutamente, ma quello che mi interessa sono essenzialmente le frecce, ragazzi. Devo fare un bel pieno di frecce, quindi prendiamo anche questa. Ah! Salve, signore! Non si svegli. Non si svegli. Ok, intanto il gioco salva. Quindi nel caso... Ah, il problema qual è, ragazzi? Beh, in realtà io lo sconfiggerei il bestione. O almeno ci provo. Anche perché da questa parte ci stiamo avvicinando all'obiettivo che credo sia appunto il villaggio dell'Izora. Quindi... Sapete cosa, ragazzi? Proviamoci. Proviamoci. Io comincerei dalla bomba. Perché noi possiamo. Buongiornissimo, caffè. No, non si è svegliato. Wow, che sonno pesante che ha il simpaticone. Proviamoci ancora. Buongiornissimo 2. E stavolta va. Proviamo a puntare alla testa, ragazzi. Inox. Inox, aspettate, aspettate che ho avuto un'idea. Dovremmo puntare, credo, all'occhio, perché è un ciclope o qualcosa del genere, insomma. Usiamo queste, puntiamo all'occhio. Infatti, sapevo che quello era un bel punto debole. Anche se, ora che ci penso, bastano anche le frecce normali. Che bell'occhio, wow. È molto, molto potente, ragazzi. Game over. Va bene, ragazzi, ci riproviamo. Ora siamo più preparati e assolutamente io qua devo farmi spazio. Perché purtroppo la visuale non è delle migliori. Come vedete poi abbiamo dovuto purtroppo... abbiamo avuto dei problemi, ragazzi, ci ha ammazzato. Intanto in tutto ciò... Ma il ramo, ma che me ne faccio? Ecco, lui nella cintura ha tantissime belle robe. Quindi con calma e cercando di non occluderci la visuale come abbiamo già fatto. Eccolo, svegliamo. Forza Link. Prendiamo assolutamente qualcosa di molto molto potente per far male. In questo modo, altrimenti non riusciamo mai a sconfiggerlo. Eccolo, qua c'è anche un cervo che scappa in tutto ciò. Boom. Eccolo qua, si riprende. Si riprende da dove avevamo lasciato. Ora però non ricordo se ho tolto. Infatti, aspettate che scarto di nuovo tutte le armi. E in pratica stavolta ho deciso di utilizzare ancora un'altra tecnica. Ed è bellissima questa cosa, ragazzi, perché noi possiamo appunto scegliere come combattere. E in questo caso ho deciso di utilizzare le bombe per farmi, per prepararmi il campo di battaglia. Ah, si sta riaddormentando, Va bene, allora lo facciamo risvegliare. Eccolo qui, vai cara bombetta. Boom, in questo modo. Ora però puntiamolo. Forza. Eccolo qua. Forza Link, forza. Prendiamo tutto, spada del cavaliere. Prendiamo tutto. Spadone da soldato. Ragazzi, ci siamo quasi, ma come vedete le cose sono cambiate. Intanto lui si copre gli occhi, quindi non possiamo più puntare con le frecce al suo occhio. Ma soprattutto è diventato un pochino più irrequieto. E ci sta tutto. Ecco, ora però per fortuna è andata bene. Vai Link, vai, forza, forza. E ce l'abbiamo fatta. Benissimo, abbiamo sconfitto l'Inox. Ci è voluto un bel po'. Spero mi droppi tantissima bella roba. Un bel po' di carne cotta, pollame cotto XL. Quindi era fatto di carne il mostriciattolo. Cuore di Inox. Spero non sia in acciaio. Scusatemi la battuta, ma era scontata. E soprattutto prendiamo il fiorellino in tutto ciò. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E wow, mi sto stupendo. Mi sto stupendo perché finalmente il gioco mi ha messo alla prova. Pensate un po' che ho dovuto prepararmi tutto il campo di battaglia in modo tale che lui non avesse assolutamente modo di prendere troppi tronchi. Quindi ce la siamo dovuti studiare, ragazzi. Ora però in tutto ciò, ecco, dovrei andare credo da questa parte, perché voglio raggiungere quel maledetto villaggio
Per sconfiggere Linux ho dovuto usare tantissime frecce, davvero tante, ma ne valsa la pena, ragazzi. Ah, già. Immaginavo che fosse difficile raggiungere quel villaggio. Non credevo così tanto. Intanto proviamo un altro headshot. O meglio, uno skinshot in questo caso. Ah, ma là c'è il barile. Editelo subito. Eccolo, qua benissimo. Quasi ucciso, non ce l'ho ancora fatta. Non ti lascerò, ecco, fare altro. Grazie, questo lo prendiamo. Questa è un'arma nuova. Lancia da soldato 26. Assolutamente la prendiamo. E intanto aspettate che voglio prendere il cuoranello, che fa sempre comodo. Laggiù c'è un barile. E c'è anche una zona dal quale possiamo salire, quindi facciamo le cose con calma. Immagino che ce ne siano altri di simpaticoni quassù, quindi ci armiamo di coraggio. E infatti, in questo caso, prendiamo delle belle botte, devo dire. Complimenti al simpaticone. E intanto prendiamo tutto quello che droppa. Spada da soldato, aspettate. Ecco, perché io ho dei rami e non posso prendere queste robe. E anche, ecco, il ventaglio Korogu che non mi serve a nulla. Andiamo avanti. Immagino ce ne siano ancora tanti da sconfiggere. Vediamo un po'. Oh wow, un bel colpetto. Salve. Ehi. Grazie, troppi colpi mi dicono. Oh, lo so che sto infierendo su una persona quasi morta, ma... Persona? No, in realtà è un complimento, su un mostro. Ecco qua, ultimo colpo. Grazie. Ultimo piano, ragazzi. Che credo sia disabitato. O almeno spero. Oh, lassù ci sono altri simpaticoni. Ma soprattutto qua c'è un forziere che Link apre con i piedi perché possiamo. Un arco Zora! Questo è buono. E salva anche il gioco. E mentre salva io mangerei qualcosina. Guardate un po' quante mele ho. E intanto le mangiamo così crude, ma sì, chi se ne importa. Poi magari le cuciniamo più avanti. E intanto questo si poteva salire. Ah, perché c'è il simpaticone. Aspettate che lo sorprendiamo allora. Scegliamo un bel po' di frecce. Magari questa esplosiva. Eccola qua. E in teoria lui è la sentinella. O meglio, era. Ha fatto un bel volo. Oh cavolo, mi dispiace per lo stambecco, ragazzi. Mi dispiace davvero per lo stambecco. Intanto loro sono abbastanza innocui se si colpisce la testa. Cosa che ho fatto. Questo lo prendiamo se abbiamo dello spazio. A quanto pare no, ma se lo riprende anche lui. Ma sono dettagli. Beh, ci prendiamo anche la carne a questo punto. Purtroppo sì. C'è andato anche di mezzo lo stambecco. Oh, intanto questo qua facciamo così. Cosa ci dà di bello? Questo ci serve per fare dei vestiti, ragazzi. Non so bene a chi doverlo dare, ma credo serva per quello. No, ragazzi. No, 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 no. Guardate quanti sono. No, aspettate. Io qua devo fare qualcosa di assolutamente molto molto veloce. Per fortuna ho un bel po' di legna, credo. Vediamo un po', dovrebbe essere da questa parte. Oh, 35, grazie. Tira fuori. Sì, lo posiamo qua. Poi prendo assolutamente una pietra focaia. Tiriamo fuori. Posiamola qua. Poi prendo qualcosa di appuntito, che può essere magari anche la spadina da 5. Chi se ne importa. Usiamola. Ecco qua, bivacchiamo. Perché non si può? Aspettate, eh. Ah no, ma sta piovendo, ragazzi. No, vabbè, sta piovendo. Ah, quella era la notte della luna rossa. Però come vedete è passata. È passata, ora è di nuovo di un colore accettabile la luna. Però succede che quando c'è la luna rossa, come avete visto, purtroppo i mostri proliferano. E non è un bene, non è assolutamente un bene. Io intanto qua raccolgo un po' di materiali e poi ci spostiamo verso il villaggio. Ragazzi, credo di aver raggiunto il villaggio degli Zora. Vediamo un po', dovrei, credo, però raggiungere quella sponda. Quindi aspettate che utilizziamo il Glacier, così almeno... Ecco, non ci ammazziamo nel fiume. Faccio un bel ponticello di ghiaccio. Eccoci arrivati, ragazzi. Oh no, aspettate, aspettate che qua c'è un altro accampamento. Beh, questa puntata è stata molto molto combattiva per noi.
Abbiamo fatto la puntata scorsa in cui abbiamo praticamente esplorato e basta. Stavolta invece diciamo che stiamo utilizzando un pochino di più il nostro link per far fuori un bel po' di nemici. Headshot, quasi. No, ma io non ti faccio vivere. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ah, usa la coda, il simpaticone. Ecco qua, 26. Benissimo. Grazie, mi dia i suoi drop. Aspio di Hyrule, anche se è crudo. Ma magari lo cuociamo, perché no? Aspettate che questa la butto via, perché potrei fare tanti di quei danni che me ne pentirei sicuramente. Quindi, lanciamola. Ecco qua, grazie. Raggiungiamo, ragazzi, il ponte Oren. Eccolo qua il nostro Sidon. Sei quasi arrivato a metà strada. Devo avvertire gli altri di ciò che sta succedendo e poi tornerò al villaggio. Più avanti troverai delle zone piene di mostri, ma sono sicuro che te la caverai. Link, io credo in te. Ma siamo seri? Cioè, io ho fatto metà strada. Intanto il gioco salva. E a questo punto, infatti, laggiù c'è un altro mostro. Io direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio lunghissimo. Non pensavo che per arrivare dall'Izora ci volesse così tanto tempo. Probabilmente ci arriveremo la prossima volta. Al momento però, dai, direi che ci possiamo fermare così. Io spero che il video vi sia piaciuto. E se così, invita a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi lascio altri due video nella scheda finale. E come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.